I cittadini di Lanciano pagano troppe tasse e l'amministrazione comunale dovrebbe abbassarle e concedere maggiori dilazioni considerando la forte crisi che stiamo ancora vivendo. Queste in sostanza le richieste alla base della protesta promossa sabato scorso sotto Palazzo di Città dai Verdi. Oggi la risposta del sindaco Mario Pupillo. Come i cittadini e le forze di governo sanno bene, abbiamo ereditato un piano regolatore con scelte ben precise. I cittadini che oggi si lamentano di pagare l'IMU su terreni inutilizzabili o vincolati avrebbero dovuto vigilare e presentare le osservazioni in tempo utile e pagare quanto dovuto negli anni precedenti. Pupillo però non esclude che le aliquote possano essere abbassate per la tranche autunnale. Che il Comune vedrà quali sono le entrate dell'IMU, dell'ICI in questa prima tranche e poi saremo molto attenti e disponibilissimi a ritoccare queste aliquote se nel mese di agosto, facendo i calcoli, noi possiamo alleggerire la pressione fiscale, perché chiaramente sappiamo qual è il momento estremamente difficile. Il sindaco chiarisce anche la questione fondi per lo Stadio Biondi. I cittadini di Lanciano non pagheranno un euro per i lavori di adeguamento. I soldi saranno reperiti attraverso il recupero degli affitti che la società non ha mai versato negli ultimi 10 anni, circa 100.000 euro, e l'accensione di un mutuo che verrà pagato con il versamento dell'affitto, 20.000 euro l'anno, che la società sportiva verserà al comune. Lo stadio si deve fare perché per Lanciano la Serie B è un evento straordinario, storico, mediatico, che sicuramente avrà dei riflessi anche economici, perché il calcio muove economia. Abbiamo potuto fare così, con una clausola che nel decreto spending review è uscita proprio la settimana scorsa, che ci permette di accendere questo mutuo. Questo mutuo non lo pagheranno i cittadini di Lanciano, questo mutuo verrà pagato attraverso il canone affittuario che la società dovrà pagare all'amministrazione. Quindi è una partita di giro, non è che noi stiamo mettendo i soldi facendoli pagare con l'IMU o con le altre tasse ai cittadini. Quindi su questo i cittadini devono stare tranquilli.